Lavorare in un McDonald's potrebbe sembrare un lavoro come un altro, ma ci sono alcuni posti in cui questi fast food rimangono aperti anche di notte. Quelle che sto per raccontarvi sono alcune delle testimonianze più tremende che esistono di commessi che sono stati davvero in grave pericolo. Per farlo ovviamente mettiamoci qualcosa di un certo livello, la maglia della Starry Night di Van Gogh con il gatto potete trovarla sul Pumpling. In questo momento ci sono tantissimi sconti in vista dell'estate e con il mio codice sconto Gematria tutto maiuscolo potrete risparmiare ancora di più su tutto il sito e ottenere anche delle calze gratis. Internet è davvero pieno di storie agghiaccianti riguardo il lavorare all'interno dei McDonald's, probabilmente a causa del fatto che essendo una catena così famosa, la mole di gente con cui i commessi hanno a che fare è davvero enorme. Lavorare a contatto con il pubblico può riservare delle sorprese davvero brutte, soprattutto se ci si trova davanti delle persone con qualche problema mentale. In questi casi, le situazioni possono diventare davvero molto pericolose. Come per esempio la storia di questa donna. La prima è la storia di Christian Brown, che nell'aprile di 7 anni fa ebbe un'esperienza talmente sconvolgente da dover prendere un periodo di malattia di diversi mesi. Erano le 18 quando una donna entrò di corsa nel locale, tenendo saldamente la mano di suo figlio, chiedendo disperatamente aiuto. Sosteneva che un uomo travestito da Ronald McDonald avesse cercato di adescare suo figlio mentre lei faceva le ordinazioni. Una volta che la donna rifiutò questa offerta, notò che il clown stava cercando di prendere il bambino con la forza. Realizzò quindi che non si trattava di un dipendente del locale e scappò. Guardando fuori, vide solo la statua del clown seduta sulla panchina. La donna continuò a insistere sull'accaduto e il ragazzo non poté fare altro che scusarsi e scrivere un reclamo. Christian continuò a pensare a quanto successo e alle 22, quando terminò il suo turno, vide dall'altra parte della strada un uomo alto circa 2 metri, travestito da Ronald McDonald, appoggiato a un lampione che lo stava osservando. I dettagli del travestimento erano perfetti. L'unica differenza è che, a differenza del vero Ronald McDonald, quest'uomo non stava sorridendo. Spaventata, avvisò tutto il personale e i clienti presenti. Chiusero l'entrata e chiamarono la polizia, ma quando arrivò, l'uomo era già sparito. Ancora oggi, dopo 2 anni, le indagini continuano. Ci sono alcune storie che invece fanno soltanto molta paura. Sarete sicuramente a conoscenza del servizio McDrive, che vi consente di prendere il vostro ordine direttamente dalla vostra auto. Ebbene, questo è uno dei servizi che, a mio parere, mettono più a rischio i commessi. All'interno di un'auto, magari protetti da dei vetri oscurati, possono celarsi gli individui più agghiaccianti possibili. Soprattutto se a tarda notte, quando ormai la maggior parte del personale e dei clienti sono andati via. Il servizio McDrive fu introdotto da McDonald's nel 75, quindi circa 20 anni dopo la nascita della catena, permettendo di effettuare un'ordinazione dalla propria auto. Molti commessi raccontano aneddoti strani legati a questo servizio. Il più inquietante risale al 2010, quando un dipendente anonimo decise di dimettersi immediatamente. Alle 2 di notte, un uomo fece un'ordinazione, ma quando il commesso aprì la finestra per prendere i soldi, non trovò nessuno. Non c'era nessuna auto e in quel punto non era possibile fare retromarcia. Uscì quindi per verificare e trovò una scatola da cui provenivano lamenti di un neonato. Aprì la scatola e vide un bambino con denti lunghi, occhi neri e una chioma scura con alcuni capelli bianchi. Nonostante piangesse, sembrava felice e a un tratto, con una voce tutt'altro da bambino, disse la parola morte. Il ragazzo scappò all'interno del negozio, ma quando tornarono fuori, la scatola era scomparsa. Nessuno gli credette e decise quindi di licenziarsi. Nonostante abbia scelto l'anonimato, si è scoperto che questo ragazzo sembra tutt'altro che un pazzo. Questa storia invece è quella di un ragazzo che afferma di non aver mai avuto problemi sul lavoro fino al 2014, quando un evento sconvolgente lo spinse a licenziarsi.
era stato trasferito in un nuovo McDonald's, aperto 24 ore su 24, vicino all'autostrada. Dopo circa una settimana, gli toccò fare il suo primo turno di notte. La prima cosa che notò fu il minor afflusso di clienti, il che significava dover prestare maggiore attenzione a ogni singolo cliente per far passare il tempo più velocemente. Era un martedì di luglio e alle 3 di notte al bancone si presentò una donna di circa 30 anni, visibilmente nervosa. Ordinò due menù grandi senza mai guardarlo negli occhi e pagando con banconote molto rovinate. Il ragazzo notò anche dei grossi lividi sulle braccia, ma decise di non dire nulla per non agitarla ulteriormente e nemmeno per essere sconveniente. Tuttavia, quando vide come la donna iniziò a mangiare, rimase scioccato. Mai in vita sua aveva visto qualcuno mangiare con così tanta avidità, nemmeno persone molto affamate o sotto fame chimica. Inoltre la donna continuava a guardare fuori dalla finestra in maniera molto insistente, come se stesse aspettando qualcuno. Il ragazzo percepiva l'angoscia della donna e a un certo punto non riuscì più a trattenersi, avvicinandosi per chiederle se avesse bisogno di aiuto. La donna quindi lo guardò lentamente e lo lasciò senza fiato. I suoi occhi erano completamente neri e il suo viso, pur appartenendo a una giovane, mostrava rughe profonde tipiche di una persona anziana. Nonostante non avesse finito di mangiare, si alzò e gli sussurrò di non preoccuparsi per lei, perché ormai nessuno avrebbe potuto fare niente. Dopodiché se ne andò. La mattina seguente, il ragazzo scoprì che la sera prima, alle 10 di sera, una macchina completamente distrutta era stata trovata sul ciglio dell'autostrada con all'interno il corpo senza vita della donna. Quando si licenziò, non spiegò mai il vero motivo, per paura della reazione delle altre persone, compresi i suoi familiari. Tuttavia, dopo alcuni anni, non riuscì più a tenere il segreto e si sfogò su internet. Queste tre storie sono solo alcune delle storie più agghiaccianti successe all'interno di un McDonald's. Ma come detto prima, internet è pieno di testimonianze di questo tipo e chissà se in futuro non ne riparleremo. Magari anche a voi sono successe cose spaventose all'interno di questa catena o addirittura ci avete lavorato. In caso, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Per ora io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.